Questa moto sembra avere delle grandi potenzialità. Da qui è una schifezza, ma ho visto dei video riguardo i quali non ero assolutamente informato, che mostrano delle abilità riguardo le quali non ero assolutamente informato. Infatti è possibile trasformarla nella Death Bike e ci sono, come vedete, svariate modifiche. Io credo di averla vista in versione Future. Qua c'è quest'altra, ma non ci interessa. No, dovrebbe essere questa, perché poi ci sono modifiche a seconda della versione che scegli. Noi scegliamo questa perché ha delle armi interessanti, ma non solo. Intanto compriamola, mettiamola all'arena. Dove sei, arena del cazzo? Officina dell'arena. Ok, dovrebbe in teoria arrivare in poco tempo. Beh, la prima cosa che dobbiamo fare è metterci in mira manuale, perché sennò ci distruggono istantaneamente, visto che è una moto e non è blindata e non è parata. Come al solito, lo ricordo sempre, per modificare la mira meglio mettere mira manuale assistita, tra l'altro, perché è la stessa categoria della mira manuale. Bisogna andare nella storia, poi in questo modo si può riuscire ad andare online, perché molti non hanno idea di come modificare la mira facendolo mentre si è già online. Non si può fare. Molto bene, ci siamo, e sta cosa dovrebbe essermi stata... Come si esce da sto posto inutile? Oh, fammi uscire. Ah, ok, non si esce di... non si scende di qua. Dovrebbe essermi stata consegnata da qualche parte indicativamente. Eccola. No, questa è la versione normale, o no? Diceva veicoli pronti. È questa? Non è questa. Eh sì, è questa. Ok. Ah, ma tanto tra l'altro è tutta modificata. Non è quella che ho comprato. Ok, va bene, andiamo a vedere. Come dicevamo, dovrebbe essere la versione Future Shark, no? Era tutta cromata, moddata, attenzione. Abbiamo tutte le modifiche, tra cui il turbo. Dovrebbe esserci anche il salto, no? Beh, blindatura pesante e scudo, scusami, mettili. Ovviamente diventa più brutta, per alcuni potrebbe diventare più bella, per me assolutamente no, ma ci para un po' di più, quindi. Luci, ma che cazzo me ne frega, guarda. Puoi anche non mettere niente, a me interessa, nome non mi interessa, guarda. A me interessa, oh, il salto verticale, cioè è vero che poi tutti i veicoli dell'arena c'hanno sta cosa del salto verticale, una loro particolarità. Allora ci abbiamo torretta al plasma, che ci saranno utili, ma in realtà le armi migliori dovrebbero essere i C4. Gli spuntoni non so se facciano qualcosa. Andiamo a verificare. Allora, la sessione non la posso vedere, attendiamo con la manovella e gli ingranaggi. Ok, esci, grazie. Ho completato anche una sfida per aver modificato un veicolo dell'arena. Sessione. Ok, c'è un tizio che... qua c'è gente. Questo tizio è Tryhard? No, c'è... non so dove sia. Comunque, io direi di andare a testarla, perché non so i tasti, non so... Ok, è facile saltare, va bene. Come vi stavo illustrando, il modo migliore per utilizzarla in realtà è così: saltando, lanciando un C4, uccidendo la gente. Beh, proveremo, vi farò sapere. Dunque, nel frattempo... mamma mia, proprio centauro con questo completo, eh. Prevedo sia stato un grande spreco di soldi, ma non azzardiamo teorie che potrebbero rivelarsi sbagliate, anche perché comunque di soldi ne ho abbastanza. Se volete non avere problemi di soldi nemmeno voi, vi dico io come farli. Trovate i miei contatti per... Lester, non mi rompere i coglioni, tu devi morire. Trovate i miei contatti per capire come fare soldi in descrizione. Il problema, stavo dicendo, è che... ah, sì sì, sì sì, stavo dicendo che non ho l'off radar di... si credici. Ma va... sì, io che voglio andare in retromarcia con una moto, ma che cazzo di problemi c'ho mai? Ok, a quanto pare siamo solidi anche noi. Quindi se colpiamo un paletto con il corpo va bene lo stesso. Guarda qua, con la... basta ste chiamate di merda. Fanculo. Devi morire. Oh, ma ti morisse la... se c'è una vita di merda non è colpa mia. Peste di cazzo. Ma lo cazzo pacceranno sti... pensiamo a mettere le cerche cards a prezzi uguali, ma con un po' più di soldi. Così facciamo ancora, fatturiamo ancora di più, come se ci servisse. Però non facciamo i glitch, perché non ce ne frega un cazzo. Come se poi... il ragionamento poi è anche sbagliato in due fronti. Perché il primo, non migliora il gioco. Secondo, lasciandoli non hai benefici. Non è che dici, vabbè, c'è un beneficio a lasciarli, sai, fa comprare più shark cards alla gente. No, perché lasciare i glitch dell'immortalità non dà benefici al gioco. Uno con lo strike, forse. Col carrello aperto, chiaramente. Non è che potevo aspettarmi chissà che intelligenza in ste sessioni. Ma che cosa cazzo stai facendo?
Bambino idiota. Ma si schianta. Guarda, c'è pure l'amico. Affanculo, infami, amici degli infami. Ma questo secondo voi è immortale? Non è immortale. Chiaramente è immortale pure. Non ho neanche colpi per suicidarmi. Ma a te invece sai cosa deve morire il cane? Ma che sessione di merda. Ma guarda, vaffanculo. Teste di cazzo, facce di culo, pezzi di merda. Fammi rispondere un po' e prendere un po' di soldi. Vuoi riavviare per installare aggiornamenti? No, guarda, non ho riavviato, non ho spento il Mac da quando l'ho comprato. Non un buon inizio. Comunque ammazza che è veloce sta moto. Ok, qua davanti stanno litigando. Posso mettere il CEO? Grazie, finalmente. Organizzazione fantasma molto utile. Ciao. Perché ti stai facendo esplodere? Tra l'altro è pure una ragazza, quindi questo mi farà molto piacere. Come dico sempre, con le ragazze mi piace fare due cose: corteggiarle. Ho distrutto. Oggi non si riesce a giocare. Vabbè, nel frattempo farò pratica. Allora, la strategia è comunque questa: si salta e si lancia il ciclo. In genere, in mira manuale c'è gente che si incazza. Quindi, oh, uno con una macchina. Che fai, bro? Non fa. È andato via. Riuscirò a killare qualcuno oggi. Tu perché mai dovresti andare su GTA? GTA online, sai, online. Giocare con altri giocatori. No, figurati. Troppo complicato. Finalmente ho fatto una kill. Vaffanculo, sono troppo forte. Sto capendo, interpretando e applicando. Minchia, che volo. Allora, ci sarebbe in realtà una cosa che possiamo fare. Siccome il TBS vale anche per le armi dei veicoli, sì, si potrebbe utilizzare, solo che c'è la rottura di cazzo di scendere ogni minuto. Vediamo quanti danni fa sta cosa con il TBS. Abbiamo proprio un tizio qua davanti per testare questo strumento. Ha preso una macchina. Va bene. No, sì, una macchina. Vabbè, io che spero pure che in mira manuale ci sia gente. Ma perché scappi, bro? Ti posso killare 22 volte se è spenta la TV. Cazzo sta succedendo? Ma cosa stai facendo? Tutti gli scemi io li trovo oggi. Ma che cazzo fai? Finirò in antisportiva a molto breve. Devo dire, per ora sta moto si rivela ottima e molto utile soprattutto. L'unica cosa molto utile sarebbe la colla per non venire sbalzati. La cintura di sicurezza servirebbe. Ok, ok, ci abbiamo dei tizi molto simpatici. Stanno facendo GTRP. Uno drifta e l'altro insegue. Ok, facciamo due kill allora. Oh, fermati, fermati, io sparo. Attento. Non ci voglio. Stavano facendo davvero, lo stavano facendo sul serio. Non stavano scherzando. GTRP sì, però nel momento in cui arrivo io, che sono un nemico comune, lasciate perdere tutto. E Tom Connor succhiami le palle. Queste sono le tipiche cazzate da bambini, perché adesso hanno fatto in modo di uno riuscire a scappare, l'altro concedergli di scappare solo per ricominciare la sceneggiata. Ma io neanche quando ero bambino facevo ste cose. Ma che cazzo fai? Senti, tu mi hai rotti i coglioni. Vattene a fanculo! Questo ogni due secondi pretende di uscire e spararmi. E farla anche franca. Undicenne del cazzo. Che cazzo? Ma questo si è messo in organizzazione fantasma per venire a killarmi col motorino e il clacson da pagliaccio? Sei normale. Dovete sapere, io sto video non lo volevo registrare. Non ne avevo proprio nessuna intenzione. Infatti si vede. Fanculo. Attivato la modalità fantasma. Si attiva sto cazzo. Demente. Gli piazzo la taglia. Tu devi morire adesso. Grazie. Andiamo col prossimo. Attivato la modalità fantasma anche lui. Purtroppo a lui non posso piazzare la taglia perché ne ho appena piazzata una. Meglio usare l'MC, così si può richiedere sta cosa immediatamente. Allora, dicevamo, sto sacco di merda sta sopra. Ok, fortunatamente il C4! Non la granata! Sì che non sono né sovrappensiero. No, forse ho capito il problema. C'ho una donna per la testa. Ma che ci penso? Col cazzo che non sto sovrappensiero. Sai che non mi rendo conto. Che non mi rendo conto del fatto di essere sovrappensiero. Orca di quella puttana. Mo ti vengo a pia fossi. Non ci passa, figurati! Cazzo, l'ho potenziato il salto a fare. Vaffanculo. O ti distru... Ancora... Ari, dai... Mori! Fanculo, tutti e due!
Che cazzo è sta cosa? C'è pure il fuoco. Potrebbe essere utile allora. Fa le kill il fuoco? Ok, dunque siamo tornati. Brothers, dovete morire. Non l'ho preso. Devo fare pratica con la mira per quanto riguarda il C4 sui veicoli, perché è molto utile, non solo con la death bike in realtà, ma col night cerco con qualsiasi altra cosa. Ok, stanno ancora facendo la stessa cosa di prima, sti bimbi mongoloidi. Fanculo, va. Morissi male. Io credi che io ti abbia lasciato perdere? Ah, sta aspettando lì, eh. Bravo, aspetta. Faccio il giro. Immaginati essere un bambino di merda e giocare in mira manuale. Ma come ti viene in mente? Da qui sono, bro. Devo essere più agile. Questo mi serve. Perché il modo migliore è sì andare in mira manuale, ma lanciare quando sei così, vedi? Ok, vediamo. Ha capito che sono qui? Mi sa di no. Non ha capito. Ha capito come? Adesso torno. Adesso torno. Non è così semplice come sembra. Che stai facendo? Oh, non lo so. Vabbè, comunque muori. Uno dei due è abbandonato. Devo dire che è divertente. Se imparassi a usarla meglio, di sicuro lo sarebbe di più. C'è un altro tizio qui davanti, vediamo. Oh, bella sta macchina, brother. È fantastica. Secondo voi si è accorto? Non si è accorto minimamente di cosa sia successo. Quindi io direi, per divertirci un po', di provocarlo, fargli capire che sta rischiando la vita, così lui pensa. L'ho fatto detonare io. Avevo in mente che sarebbe successo. Ce l'avevo proprio qui dietro all'anticamera del cervello che sarebbe successo. Sto tornando, merda! Bastardo. Ciao. Che fai? Muori, ecco cosa fai. Ed il punto è fare così. Tu dovresti saltare, lanciare il C4 e andare addosso al tipo. Lo C4, chiaramente. E l'esplosione del C4, se possibile. Eccolo, eccolo. Eccolo. Mamma mia, che forte. Bene, bene, ok. Porca puttana. Il firiririri. Ma che cazzo? Perché dovrebbero essere occupati? Scusa, non c'è la moto. Ah, non è esplosa come minimo la moto. Perché è stata sequestrata, chiaro. Vedi, devi mettere l'MC. Richiedi l'oppressor. Rimandi l'oppressor. Chiami l'assicurazione. Rispondi grazie a te a un cliente. Col punto esclamativo, ovviamente. Richiedi la moto, apri il menu qua e vai. Ce l'abbiamo. Allora, ce l'abbiamo qui davanti. Non sta capendo un cazzo. Cazzo stai? Morirai prima o poi! Dunque, io voglio testare un'altra cosa. C'è una scramjet qui davanti, quindi bisogna stare attenti. Ma secondo voi, se io... Vaffanculo con sta cosa. Secondo voi, se io... Che cosa vuoi fare? Sei un pagliaccio totale. Coglione. Stavo dicendo, ragazzi, secondo voi sti spuntoni a lato funzionano? Scopriamolo. Oltre alle fiamme che devo ancora testare. Questo mi sa che se l'è presa male. Direi di sì. Vieni, vieni, vieni qua. Bravo, bravo, bravo. Avvicinati, bravo. Bravissimo! Stupido idiota. Ok, dicevamo, vediamo gli spuntoni. Siamo in organizzazione. Non sembrano far niente. Però questo fa qualcosa? No, non pare fa nulla. Ciao. Devi morire. Cazzo di stupido idiota. Ok, spuntoni inutili. Fiamme altrettanto. Mi correggerete se mi sbaglio nei commenti, ma probabilmente non mi sbaglio. Anche perché in realtà effettivamente le fiamme sembrano abbastanza innocue. Cose solo decorative su GTA non le sopporto. È un open world in cui si killa la gente. Mi va bene che mi metti una cosa... Cazzo stai facendo? Mi va bene che tu mi metta una cosa decorativa, ma fai in modo che abbia un senso, che faccia qualcosa, sia pratica. Questo si mette a inseguirmi perché se l'è presa male e poi resta fermo immobile. Ma cosa fai? Eccolo. Tiè. Starà scrivendo un messaggio. Cazzo ti devo dire. Nel prossimo video proveremo a fare di meglio.